Bella a tutti ragazzi, sono qui finalmente a portarvi il primo video di Call of Duty Advanced Warfare sul mio canale. Dunque, partiamo subito dal presupposto che questa serie si chiamerà Free for All Addicted perché probabilmente tutti contro tutti, anzi sicuramente è una delle mie modalità preferite e quelle in cui riesco a giocare meglio su Call of Duty. Vi anticipo che in realtà non è che io sono un fenomeno, non è che sono forte a Call of Duty, però mi piace giocare, mi diverto stare lì un po' a giocare e quando riuscirò a fare delle buone partite, come del resto questa è stata una buona partita, ma non vi anticipo niente, vi porterò sul mio canale qualche appunto gameplay. Poi non lo so, magari adesso queste sono registrate e poi commentate. Magari ci saranno anche dei video in live commentary che sono addirittura più divertenti e sicuramente mi incazzerò molto perché vedrete davvero delle incazzature paurose. Perché quando gioco è davvero incredibile questo gioco. Ma comunque, tutti contro tutti, come ho detto, è una delle mie modalità preferite. Anzi, una cosa volevo prima anticipare, che di sicuro, dico, non sono sicurissimo. Potrei provare a portare sul mio canale un Road to Commander, che per chi non lo sapesse è una serie incentrata praticamente sul raggiungimento del 50° e ultimo livello del gioco, dal primo all'ultimo, solo facendo partite portate sul canale. Ma comunque sia, ne parleremo magari più in futuro. Intanto fatemi sapere nei commenti se l'idea vi garberebbe. Una cosa importante ancora da dire, questo primo video l'ho fatto sul mio primo canale e perché ho ricevuto tanti consigli, nel senso molti mi hanno consigliato di continuare, cioè di fare la serie di Call of Duty, sì, di portare Call of Duty sul mio primo canale, così magari da un po' diciamo fare altro rispetto a FIFA, portare anche qualche contenuto differente rispetto a FIFA sul mio canale. Altri invece vorrebbero sul secondo canale. Io ho portato questo primo episodio sul primo canale in modo da ricevere consigli da parte vostra. Secondo voi, se è meglio lasciarlo qui sul primo canale, che a dire la verità, se vi devo dire la mia opinione, io preferirei lasciare Call of Duty anche sul primo canale, così almeno avrei un contenuto in più da caricarvi alla settimana. Penso che farò un video comunque ogni settimana. Questa sarebbe, diciamo, la mia preferenza. Poi, ovviamente, spetta a voi. Se voi preferite che sia sul secondo canale, avverrà lì. Però vi avverto che ci saranno molte meno visual, penso, visto che ho pochi iscritti sul secondo canale. Quindi, io preferisco, ecco, che sia sul primo. Comunque, vabbè, fatemi sapere voi. Questo è il mio primo in assoluto commentary che faccio su Call of Duty, quindi abbiate pietà, spero che sia abbastanza buono. Comunque sia, fatemi sapere secondo voi come dovrebbe essere migliorato. Tenete conto che ovviamente queste sono già partite registrate e devo fare i commentary, diciamo così, dopo, mentre me lo sto riguardando adesso. Comunque penso che commenterò poco in questo video della partita perché ho tante cose da dire. Intanto vi faccio notare la mia classe, anzi sicuramente non me la ricordo. Comunque sto utilizzando l'HBR, che è quel fucile d'assalto secondo me molto molto forte, anche se probabilmente non è la mia arma preferita di questo gioco. Io sostanzialmente questo la uso in tutti contro tutti, anche se in questa mappa che è un po' piccola andrebbe bene forse un altro tipo di arma. Comunque sia, mi sono trovato molto bene. Ovviamente uso un mirino su quest'arma perché il mirino che c'è, diciamo, preinstallato è veramente inguardabile, mi trovo veramente male, perciò ho deciso di mettere il mirino laser e poi altre perk ho messo, ma sinceramente non me le ricordo. Sicuramente ho estrazione rapida, intanto qui prendo un bombardamento, c'ho estrazione rapida che serve abbastanza sui fucili d'assalto, poi vabbè io non è che sono un grande intenditore di Call of Duty, però qualche cosa la so. Io comunque gioco a Call of Duty da tantissimi anni, magari farò un video dove vi parlerò un po' della mia esperienza Call of Dutyana, se voi lo gradirete. Comunque, questa mappa Greenband è una buona mappa, ma di sicuro non è la mia preferita. Ci sono tante buone mappe, tante mappe che non mi fanno impazzire. Per esempio, una su tutti è, come si chiama?
Instinct, no, Instinct ci sta. Retreat, ecco, Retreat è una mappa che proprio non mi piace e non so perché. La mia mappa forse preferita è Biolab o Biolab e anche Solar mi piace davvero tanto, anche se ultimamente mi sta piacendo quella con l'astronave dentro il bunker, non so, non mi ricordo neanche come si chiama. Comunque, una cosa importante da dire è che questo gioco mi sta piacendo tanto. Io ho provato qualsiasi Call of Duty da Code 4 in poi e negli ultimi 2-3 titoli sono rimasto un po' deluso. Cioè, mi spiego meglio, Black Ghost non mi è affatto piaciuto. Pensate che l'ho comprato, l'ho pagato 70 €, ci ho giocato 3-4 volte e poi sono andato a venderlo perché davvero non mi piaceva affatto. Stessa cosa più o meno con Black Ops 3. Tra l'altro, dopo MW3, che comunque non è stato il massimo dei Call of Duty, però era già accettabile. Dopo MW3 avevo deciso di non comprare mai più un Black Ops. Ovviamente ogni anno ci ricascavo e dovevo spendere i miei 70 € ogni anno. Però vabbè, penso che sia una cosa che succede un po' a tutti. In ogni caso siamo a 26-19, quindi. È una buona partita finora. Il futuro del canale, cioè del canale, di questo video, di questi video di Call of Duty è un po' incerto, dipende tutto da voi. Se, come ripeto, come ho detto all'inizio del video, se voi preferite che i video di Call of Duty vengano caricati sul mio primo canale, in modo un po' da mischiare FIFA con Call of Duty, rendere anche il canale un po' più diverso rispetto agli altri, a me andrebbe anche bene, anche perché poi dopo un po' FIFA, solo FIFA, stufa. Spero di ricevere tante visualizzazioni da questo video. Vabbè, in ogni caso, comunque ci accontentiamo perché so che questo canale nasce come canale di FIFA, molti iscritti sono interessati a FIFA, per cui magari a voi non vi piace Call of Duty, quindi chi se ne frega. In ogni caso, penso che farò. Come ho detto prima, continuerò questi gameplay, cioè giocherò in solitario. Quando faccio una partita decente, la salverò e la registrerò col PVR, poi recorderò l'audio. Intanto qui stavo volando giù. Perciò non mi viene nient'altro da dire, anche perché essendo il primo commentary, le cose da dire sono un po'. No, beh, sono tante, però non saprei neanche come metterle giù, a dire la verità. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Intanto siamo a 29, anzi, la partita si è conclusa con una mia vittoria, è arrivato primo. In realtà questo video l'avevo registrato un bel po' di tempo fa. Quindi, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Ho chiuso 37 e secondo i miei standard è una buona partita, per cui valeva la pena portarvela. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Spero di ricevere un grande numero di mi piace, lasciate un mi piace se questo video vi è piaciuto, se volete che io continui a fare questi video e lasciate ovviamente un commento. Bella ragazzi!